il 25 aprile noi siamo venuti giù da Baiso, siamo andati, ci siamo fermati dall'avvocato Grandi, che era poi il grande complice a Viano. Ci aveva preparato un bel pranzo a tutti noi del Gufo Nero e quelli che c'erano, gli inglesi, così c'eravamo in tanti lì. Poi, prima che finissero di mangiare, mi hanno mandato già avanti, mi hanno detto vai a vedere, vai se potiamo partire. Che ormai sì, però si sentiva sparare, sparavano ancora tanto, avevano ancora la gente dei tedeschi o dei fascisti che erano ancora in giro, tutti armati, allora volevano fare resistenza, allora c'era paura. Noi abbiamo mangiato lì e poi dopo io sono partita, infatti dopo i ragazzi ci sono qui nella fotografia, ma io non ci sono quando sono arrivati a Scandiano, io non ci sono perché io ero già andata avanti a vedere se c'era del pericolo, loro tornavo indietro e se non c'era niente, allora vuol dire che non ero tornata indietro, loro potevano venire, fare, andare avanti anche loro, venire giù. Così siamo arrivati un pomeriggio. Io so che siamo arrivati un pomeriggio verso sera perché siamo venuti da Viano a piedi, siamo passati qui da Buco del Signore, poi ho detto guarda dopo ci sono venuti a finire. Poi siamo arrivati a Reggio tutti allegri perché almeno era così finita. Buongiorno. Della paura e dell'emozione tante. La voglia, quando siamo arrivati a Reggio è stata una cosa talmente bella che proprio con la cosa, io non so se la gente pensava che era finita o non so se c'era ancora da pensare che non era finita la guerra, però secondo me la gioia di tutti deve essere stata grande come la mia, come quella di tanti, ecco. Solo che noi, io, il giorno dopo, io e mia sorella siamo andate a casa subito. Per mia sorella era un anno che non vedeva mia madre, neanche mio padre. Io e mio fratello, io sempre, ma io e mio fratello, quello più vecchio, eravamo andati una volta almeno a 10 chilometri per incontrarla, perché lei aveva paura di venire a casa. Sai, era troppo conosciuto ormai, lo sapevano tutti che era là e lei aveva paura, non veniva, sempre per la paura che qualcuno la prendesse così, non veniva, non è mai venuta a casa. E così il giorno dopo, finita la guerra, siamo andate a casa subito e da lì poi è finita per noi. Noi non siamo più andate destra e sinistra, noi siamo andate subito a lavorare a casa, a cercare di fare. Poi dopo è venuto subito maggio, siamo andati in Piemonte, a Riso, e poi così abbiamo lavorato. Poi mia sorella alla fine dell'anno si è sposata, per noi poi non abbiamo più saputo niente della guerra della resistenza, l'abbiamo finito lì noi. Infatti lui mi dice c'è una tessera, io non sapevo davvero, poi invece c'era, c'era perché... Ma proprio perché dopo noi eravamo anche tranquilli, ormai i nostri erano a casa e c'era solo, non c'erano soldi, non c'era niente di niente. Allora lì bisognava cominciare veramente a lavorare e fare qualcosa. La mia sorella doveva sposarsi, non avevamo anche di corredo, una volta usava anche fare un po' di corredo alle donne che si sposavano, però cosa facevi? Abbiamo filato della canapa, abbiamo fatto delle lenzuola, abbiamo fatto quelle cose lì, ma tutto un po' di roba fatta in casa. E a me avevano dato una bicicletta, i fratelli di Kiss, ma dopo la guerra subito, me l'avevano, prima della guerra, che l'ho adoperata a andare a portare i vestiti a mio fratello per scappare, no? E dopo l'ho venduta per comprare la coperta da letto di mia sorella, perché allora non c'era niente di niente, ecco perché la gente finì la guerra, non c'erano soldi, nessuno aveva niente, ma neanche gli altri da dartene, non ce n'aveva nessuno dei soldi da darti, perché mia madre per fortuna, insomma il mangiare l'abbiamo sempre avuto, avevamo la nostra casa, però era quello lì.